sono un veterano, diciamo, delle biennali, anche se piuttosto giovane, perché ho curato la biennale di Gwangju in Sud Corea, la biennale di Berlino e nel 2006, Manifesta nel 2004, e ho fondato anche la triennale del New Museum. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che forse sono, dopo questa, pronto al pensionamento e Francesco, che appunto che è stato sempre un grande sostenitore del mio lavoro e anche un amico, mi ha detto che in fondo la biennale, soprattutto per un curatore italiano, è come il morbillo o gli orecchioni, tanto vale farla da giovane. Massimiliano Gioni presenta la sua biennale alla stampa. Palazzo Enciclopedico è il titolo di questa 55esima mostra d'arte, preso a prestito dall'opera dell'artista italo-americano Marino Auriti. Il sogno di una vita, un edificio di 136 piani, alto 700 metri, largo 16 block, per contenere tutto il sapere dell'umanità, dalla ruota ai satelliti. Un museo immaginario, con progetto depositato all'ufficio brevetti statunitense. Mai realizzato, naturalmente. Un'utopia. Partendo da questo sogno impossibile di onniscienza, la Biennale cercherà di guardare da una parte ai sogni e alle visioni degli artisti contemporanei, ma anche al modo in cui le immagini, non solo nell'opera d'arte, vivono nella nostra mente. Cioè, in un momento in cui siamo sempre più assediati da immagini esteriori, la mostra vuole anche cercare di capire cosa succede alle immagini interiori, alle immagini che vediamo con gli occhi chiusi, ai sogni e alle visioni. Da ormai 110 anni il mondo dell'arte e il pubblico viene a Venezia nella speranza di vedere incapsulato in un palazzo enciclopedico l'intero sapere del mondo dell'arte contemporanea. L'anno prossimo credo che avremo forse più di 90 padiglioni nazionali ed è una sensazione allo stesso tempo inebriante ma sublime e quindi anche spaventosa delle dimensioni del mondo. Inebriante e spaventoso, dice Gioni. Dietro c'è un'idea che dal 1907 ha continuato a crescere. Le partecipazioni nazionali erano 77 alla Biennale Arte del 2009 e 89 nel 2011. Nel 2013 ci saranno 8 nuovi paesi e la partecipazione inedita della Santa Sede, che entra in una mostra di arte contemporanea con 5 artisti che interpretano 7 libri della Genesi. Come tutti gli anni, i rappresentanti delle nazioni invitate si sono incontrati a porte chiuse con il presidente Baratta e il neodirettore Gioni. I vari paesi usano il loro padiglione in diversissimi modi che dipendono anche dal momento storico in cui vive il paese. La globalizzazione è un fatto di relazioni, non è un fatto di banalità, di confini o di realtà fisiche. Gli artisti dialogano tra loro indipendentemente dall'esistenza dei confini degli stati, ma il problema è il rapporto tra gli artisti e le comunità, cioè in che modo una comunità sente, avverte la necessità di essere in un momento di rappresentazione artistica, questo dipende dalla ricchezza con la quale quella realtà pensa a se stessa e pensa al proprio futuro. Una biennale che sempre più coltiva la sua formula vincente, con la mostra concorso da una parte e le partecipazioni nazionali dall'altra. La biennale non è più una mostra fatta solo di padiglioni, ma è fatta dell'una e dell'altra. E questo ha modificato anche il ruolo dei padiglioni, i quali non sono chiamati a dare una rappresentazione dell'arte del loro paese, ma sono piuttosto chiamati a dare una rappresentazione della vitalità del loro paese, perché nominano curatori i quali fanno scelte. Il complesso ne risulta una delle più importanti manifestazioni fondate sul pluralismo di voci. Per l'intera manifestazione è previsto un budget dai 13 ai 14 milioni di euro. È presto invece per scendere nei dettagli su numeri e nomi che faranno la mostra. Quello che si sa fin d'ora sono alcune linee guida su cui si svilupperà da oggi all'apertura del 1 giugno 2013. La mostra, sì, spero che la mostra sarà una sorta di enciclopedia delle eccezioni e dell'eccentrico. Savinio ha scritto un libro che si chiamava Nuova Enciclopedia e diceva che più il sapere si fa frammentato, specializzato e specialistico, più necessario diventa che ciascuno di noi si inventi la propria enciclopedia e sia un'enciclopedia assai personale e sentimentale in cui ai massimi sistemi si possano anche affiancare i nostri ricordi. Quindi spero che la mostra in un certo senso funzioni allo stesso modo e possa integrare, diciamo, i capolavori dell'arte di oggi, ma anche oggetti più misteriosi e
vada a configurare una Camera delle Meraviglie. Includerà artisti professionisti, insomma gli artisti che anche conosciamo e che sono in alcuni casi diventati delle vere e proprie star, ma raccoglierà anche artisti che provengono da percorsi più inusuali, che spesso hanno affidato la loro vita alla realizzazione di una sola opera, di una grande cattedrale interiore che appunto ricorda le architetture fantastiche del Palazzo Enciclopedico. Per ora, per i tanti che non lo conoscevano, il piacere della scoperta di Auriti e della grande utopia del suo Palazzo Enciclopedico. Molte le aspettative e la voglia di stupirsi, come, anzi forse di più, prima di ogni biennale. Forse mi sono sentito come Auriti destinato a una grande impresa che forse rimarrà incompiuta, speriamo di no, che almeno aprirà il giorno dell'inaugurazione.